ballerine, ballerini e amanti della danza e benvenuti in questo nuovo video. Vi ho parlato del grande coreografo George Balanchine e oggi voglio mostrarvi e ammirare con voi una delle sue opere più belle, ovvero Jewels. Perché ho scelto di raccontarvi proprio di Jewels? Perché Jewels rappresenta l'essenza coreografica di George Balanchine. Vi sono influenze francesi, americane, russe, che vanno un po' a rappresentare tutti i periodi della sua vita e della sua carriera. Come potete immaginare, parlando di gioielli, i protagonisti di questa produzione sono smeraldi, rubini e diamanti. Ve ne ho parlato anche perché questo balletto è diventato una delle sue opere più acclamate ed è ancora tutt'oggi rappresentato da moltissime compagnie e piace moltissimo al pubblico. Viene acclamato sempre con grande entusiasmo. Jewels è un trittico, infatti abbiamo una parte, la prima, dedicata agli smeraldi, la seconda ai rubini e l'ultima ai diamanti. Ma da dove prese l'ispirazione Balanchine per creare questo balletto? Dalle pietre preziose che vedeva nelle vetrine delle gioiellerie Van Cleef & Arpels, quando passeggiava per la Quinta Strada di New York. Questo balletto è il primo di genere astratto, infatti non ha una trama e le tre parti sono collegate dalla coreografia. Possiamo ritenere il balletto Jewels come una monumentale innovazione artistica. Questo perché? Perché Balanchine si è distaccato notevolmente dalla narrazione più favolistica del passato e quindi ai balletti sempre legati ad una trama, ma ha accentrato unicamente questa opera sulla musica e sui movimenti. Ogni parte del trittico ha un suo ben preciso colore di sfondo e va a legarsi appunto a questi tre gioielli, gli smeraldi, i rubini e i diamanti. Nel video di oggi andremo a vedere in particolare la prima parte, gli smeraldi, mentre nella seconda parte del video andremo a vedere i rubini e i diamanti. Siamo in Francia. Con gli smeraldi, che sono appunto la prima parte del trittico, siamo in Francia ed evochiamo la Parigi anni 20. Evocando il suo stile sofisticato e romantico. All'inizio vi avevo detto che questo balletto va anche un po' a segnare le tappe della vita di Balanchine e infatti in questo caso parliamo della parte di vita di Balanchine che ha trascorso in Francia, quando lavorava con le Ballets Russes, i balletti russi. Perché sì, anche lui è passato dalla famosa compagnia di Sergei Diaghilev, che a quanto pare ha fatto da calamita per tantissime figure importanti, che poi hanno preso ognuno la propria strada successivamente, quando la compagnia si è sciolta. Sappiamo bene, avendo raccontato la vita e le opere di George Balanchine, che Balanchine era particolarmente legato alle sue ballerine. E infatti questa prima parte, la parte degli smeraldi, è stata coreografata apposta per la ballerina francese Violette Verdy. Perdonate se sbaglio qualche pronuncia. Perché scelse di coreografarlo proprio per Violette? Perché il suo elegante port de bras era il perfetto esempio del raffinato uso delle braccia che ha sempre fatto la scuola francese. Tre
sono le pietre preziose diverse in questo balletto. Tre sono anche i compositori e quindi le musiche differenti scelte per ogni singola parte, e i costumi sono altrettanto differenti e creati dalla famosa costumista di Balanchine, Karinska. In questa prima parte la musica è composta dal compositore Gabriel Fauré. E dei costumi parleremo tra un attimo. Prima andiamo a vedere la prima variazione degli Smeraldi e la commentiamo insieme. Perché ho scelto di mostrarvi proprio questa prima variazione? In realtà il pezzo degli Smeraldi ha tantissimi momenti di ensemble. Chiaramente non posso mostrarvi tutto il balletto, quindi dovevo scegliere qualcosa. Ma all'interno dei pezzi d'ensemble troviamo anche moltissimi assoli. Ecco perché ho scelto proprio questa prima variazione. Anche perché notiamo un particolare e sofisticato utilizzo delle braccia, che è quello a cui Balanchine voleva rimandare pensando proprio al suo periodo in Francia. Noterete, mettendo insieme i tre pezzi, quanto siano differenti tra loro, ma uno dei leitmotiv che io trovo e che trovo in tutti i pezzi e in tutte le coreografie di Balanchine è lo strepitoso, meticolato, elegante utilizzo delle braccia. Lui utilizza le braccia come se fossero quasi un po' le protagoniste molto spesso delle sue coreografie, anche se chiaramente un lavoro di piedi, di gambe è sempre molto presente e particolare, anche le braccia lo sono. A volte le braccia non sono il focus principale di tutti i coreografi e invece lui le utilizza proprio per comunicare in modo specifico. Andiamo a soffermarci per un secondo sulle figure che ha creato con le braccia in questo primo pezzettino della variazione. Sono davvero meravigliose, eleganti, sofisticate, armoniose, ci comunicano moltissimo. Sicuramente anche in questa prima parte, che comunque è la parte francese, quindi ancora un pochino legata alla scuola più classica, abbiamo sempre dei cambi di direzione. Quelli non mancano mai, sono sempre molto frequenti. Come dicevo prima, tre pietre preziose diverse, tre brani musicali diversi, tre costumi differenti. Infatti, per danzare i pezzi di Balanchine abbiamo bisogno di costumi studiati appositamente, perché è una tecnica, la sua, molto molto impegnativa, e quindi siccome porta all'estremo tantissimi movimenti, dobbiamo avere anche dei costumi che ci permettono di muoverci il più possibile. E allora andiamo a capire come ha studiato i costumi Karinska per questa prima parte, la parte degli Smeraldi. The first part is called Emeralds, which is the green costume here. The second part is called Rubies, which is obviously the red costume here. And then the third part is Diamonds, the last costume there. This is what we call our costume Bible. So every piece of information that we need to recreate the ballet is recorded in this book. We keep a Bible for every production at the Opera House. All the ballets will have a costume Bible. So here we have all of the original, the choreographer, the designer, all the original details that we can work to. We also have photographs from that original production. It was made for New York City Ballet in 1967. So this is our original reference. And our job then is to try and recreate these costumes here. So maybe we'll take a closer look at some of the costumes, if we start with the Emeralds costume, which I think is very striking. This is the boy's costume. It's made in two parts, actually. The sleeves are quite separate to the bodice. That gives the dancer lots of movement. There's no restriction across his back or his shoulders. The costume is a lovely rich green velvet, and it's trimmed with green satin.
And I think the most fabulous green stones, they really look like emeralds, don't they? They're made from glass, which is quite precious and quite difficult to deal with. We have to be very careful when it's being cleaned or laundered. I think what's particularly lovely about this boy's costume is the lace work underneath. Well, if we move on to the girl's costume, I think you see little hints of lots of maybe sometimes this encrusted jewel here with this centre jewel could have an Elizabethan look. The shape of it with the neckline and the jewels could be medieval. But I think it's generally just a beautiful, luxurious dress to look at. We do, of course, quite often have more than one girl in a costume. We have lots of casts, so girls will need to share dresses. So you can see here, we have three lines of bars, and that means that three girls are sharing this costume. Una meraviglia, ammirare anche il dietro le quinte di come sono strutturati i costumi e dei piccoli segreti che vi applicano le sarte, quindi il reparto appunto dei costumi. Adesso voglio soffermarvi e farvi notare che ci sono numerosissimi cambrè, numerosissime flessioni del busto e della schiena in questa prima parte francese. Dunque, oltre all'utilizzo delle braccia, anche tutto l'upper body viene utilizzato in modo molto sofisticato e articolato. È proprio chiaro ai nostri occhi, sia nella parte d'ensemble che nella parte delle variazioni, quanto sia stato forte l'omaggio che Balanchine abbia voluto dare alla scuola francese ed in particolare al loro utilizzo delle braccia e del port de bras. Ed ora, dalla bocca di chi ha lavorato personalmente con George Balanchine e di chi ha ballato questo trittico, andiamo a capire come mai è così amato questo balletto. Jewels is one of Balanchine's greatest pieces of choreography. His style is iconic. Balanchine style, you see a piece and you go, that's made by Balanchine. I think what's amazing about Jewels as a whole ballet is that they have three very different pieces. They have different tones, different feelings, different colors. Balanchine used to say it's like an appetizer, a main course, and a dessert. On the second side of this, when you have this. The inspiration came from Van Cleef & Arpels, and Balanchine saw a window there and got inspired by jewelry, one of his many favorite things. Emeralds, it's a beautiful piece. The music is amazing. Like all of Balanchine's work is extremely musical, and the music kind of transports you to a different place. It's quite demure and romantic. Many pas de deux, many solos, not flashy. That's your French piece. Your perfume, if you will. Yeah, it's wonderful to dance. It's a real dancer's piece. All right, it's showtime. With rubies, he chose music that was so jazzy and so exciting, and a little bit American. Because it's Stravinsky, and so he's using many different time signatures within the piece. The music is not simple and straightforward. Knees up, knees up. The athleticism of rubies is another level. It pushes you physically. We're running the whole time, we're jumping the whole time, the energy level is through the roof the whole time. Happy, up. It's just energy. Exciting and it's dynamic and it has to have this certain kind of edge and energy to it. We have Tchaikovsky for Diamonds made for Suzanne Farrell, Jacques d'Amboise, which is to represent Imperial Russia. I love working on diamonds. I love performing diamonds. The steps are very, very challenging, but because they are done in such a way, you actually forget how difficult maybe the steps are. The wonderful score by Tchaikovsky, I mean, is joy of dance from beginning to end. And it just grows and grows because it's a grand classical display for the whole company.
and everybody comes on the stage, it's quite incredible. I think it's very special. It is a real diamond, isn't it? Yes, it's a real diamond. Yeah. It's a full capacity show piece. It's wonderful that we get the opportunity to work with people that worked with Balanchine, created roles with him. And quite small, all of them. I got to work with Balanchine for 11 years. I joined the company in 1972. So to be in on the ground floor while he's creating was really quite an honor. I can't teach something without hearing him saying something or telling us something or singing us some music. And a 1, 2, 3, 4. I decided the moment I saw his company dance that I had to meet Balanchine. So I told my mother that we would be leaving Canada and I would be joining New York City Ballet. I was 17. On this, yeah? 1, 2, 3, 4, 5. I travel all over the world and I teach his ballets to every major company with great dancers. And I'm always feeling his presence because I think it's important to keep him alive for the dancers. His choreography is so musical and so ahead of its time. Dancers love dancing it. Audiences still love watching it. The patterns of each ballet are exquisite. The costumes, the musicality is beyond anything. I mean, it's incredible. I think it's timeless because it's a piece of art. To dance his ballets is one of the most glorious things on earth. Che meraviglia! Io sono sempre molto affascinata da questi piccoli documentari, da questi racconti. Mi raccomando, non perdetevi la seconda parte in cui parleremo dei rubini e dei diamanti e vedremo bene tutte le differenze che caratterizzano questi singoli pezzi del trittico di Jewels. Se il video vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un like e iscrivetevi al canale e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!